Il viaggio oltre il confine e la collezione di Antonio Balbi da Rocca Gloriosa. L'artista Antonio Balbi nasce nel 1964 nel Parco del Cilento ed è diventato subito cittadino del mondo. Ogni viaggio che intraprendiamo configura un'avventura dello spirito che cadenza e contrassegna il percorso della nostra esistenza. Cominciamo a viaggiare nel momento stesso in cui veniamo alla luce. Venire alla luce, infatti, significa partire per raggiungerla, attraversando tutti i colori della vita. Ogni tappa lungo il nostro cammino, così come ogni stadio dell'evoluzione umana, costella di riferimenti l'itinerario che di volta in volta seguiamo, delineando a poco quella grande e unica meta che poi coincide con il viaggio stesso. Le opere di Antonio Balbi, per il quale il pennello è vettore, il colore è propulsore e la tela, l'universo in cui ogni volta viaggiare, tracciano un percorso di ricerca che struttura questa prospettiva di senso. Nel viaggio della memoria, i fili del tempo annodano le esperienze degli uomini in una grande rete collettiva che simboleggia la nostra storia con i colori di un unico destino. Insieme viviamo ed insieme moriamo, al di là delle differenze reciproche. Ogni filo, ogni singola storia si ripercuote sull'altro e dobbiamo imparare a tenerne conto. In volo planare, la conquista meridiana di spazi lontani, di cieli intravisti oltre la siepe e i filamenti della natura danno corpo al viaggio verso terre lontane e la sua preparazione. È tarda primavera, o forse, come gli uccelli migratori sanno, un terzo mattino d'autunno dal cielo blu cupo. Carnevale a Venezia, invece, è il viaggio in una terra nota e foriera di sensazioni sempre nuove. Il carnevale nella città più pittoresca del mondo è un tripudio di colori carnali che, sinestesicamente, si fanno odore e sapore di colori. È festa, ma anche stordimento, in un vortice cromatico di passione. Opera indicata per una cromoterapia d'impatto stimolante. In allegro con gusto, invece, è il viaggio del pensiero che orienta lo spettatore. Un'unità di luce e ritmo si propagano per movimento ondulatorio, dando corpo ad emozioni che sollecitano pensieri vivaci, inquieti, mossi come un tempo musicale e gustosi come una viennetta, dice il maestro. Una pluralità di chiavi di lettura è consegnata al fruitore dalle continue oscillazioni di onde, vaste come quelle di un oceano capriccioso, ma non in tempesta. Analogamente avviene in Pizzicato con brio, opera che riproduce con malinconica eleganza di Frac, ad un ricevimento altolocato, la propagazione del suono d'arpa, languido e meditativo, teso alla proiezione in una realtà parallela. L'intrinseco valore cromoterapeutico di quest'opera è stata sperimentata sul campo da pazienti di numerosi studi medici. Ed è così che il viaggio procede, snodandosi attraverso percorsi paralleli, eppure intrecciati, in una sorta di riscrittura non euclidea, di geometrie alternative, complesse come la matematica del mistero, in cui è iscritta la storia di ciascuno di noi.